detto nella solita finestrella sulla viola che il risultato contro Agrigento rischia di essere veramente determinante per la salvezza. Provate a guardare la classifica senza le due grandi partite di Biella contro Agrigento. Mi verrebbero i brividi. Ma andiamo ad est, dove Brescia ha battuto Treviglio 76 a 63. Matera Ferrara 82-88, Roseto Ravenna 85 a 70, Bologna Recanati 99 a 77, Mantova Treviso 70 a 68, Trieste Jesi 83 a 64, Legnano Imola 74 a 60, Verona Chieti 76-74 per una classifica che ora dice: Mantova 42, Treviso 40, Brescia 38, Imola 34, Trieste, Bologna 32, Verona 30 con Ravenna, Ferrara e Treviglio 28, Chieti 22, Legnano 20, Jesi 16, Recanati 14, Matera 6. Dunque, per le prime 8 sono Mantova, Treviso, Brescia, Roseto, Imola, Trieste, Bologna e Verona. Con Verona che torna nella zona playout, ne parleremo, e da questa zona provvisoriamente toglie Ravenna. Nulla di nuovo nella zona playoff, playout, Jesi 16, Recanati 14, e credo che questo sarà l'assetto definitivo. Mantova-Treviso valeva per due obiettivi: l'obiettivo di vincere il girone, ma anche l'obiettivo, che ormai sembra appannaggio del girone est, di avere la capolista assoluta, cioè quella che giocherà in casa tutte le partite. Si tratta della squadra che giungerà per prima, ma con il punteggio migliore. Scafati e Tortona sono a 38, Mantova è già a 42, cioè già avanti di quei 4 punti che mancano ancora per la fine del campionato. Mantova la partita l'ha vinta meritatamente. È vero che Brescia è ancora senza, è vero che Treviso è ancora senza Fantinelli, ma certamente nel confronto diretto Treviso, Mantova ha tenuto botta a botta su Treviso e poi c'è stato il colpaccio finale. Poi il colpaccio finale. Dicevamo di Verona che torna tra le prime 8 spodestando Ravenna. Per la verità lo fa a fatica perché ha battuto Chieti solo di 2 punti. Chieti che è diventata una specie di supermercato, cede giocatori con una certa qual facilità, visto che ormai l'obiettivo, i giocatori stranieri, quelli che possono essere ancora oggetto di mercato, con una certa facilità. L'ultimo di cui si è privato è Lilov. Quindi Verona torna, ma indubbiamente con molta fatica. La fatica che è la caratteristica di questo campionato tribulato, e noi ne sappiamo qualcosa di Verona. Per il resto, Roseto ricaccia Ravenna fuori dai playoff. Brescia conserva il terzo posto, faticando non poco su Treviglio che crolla solo nella fase finale. È già la seconda volta che ciò accade. Forse un po' di ansia, forse un po' di tensione, anche se Treviglio ormai sta perdendo nettamente ogni chance di playoff. Cade Imola a Legnano, e Legnano ne ottiene un vantaggio rilevantissimo per la zona salvezza diretta, anche se, come dicevo prima, Jesi e Recanati non sembrano avere particolari chance, e Jesi, tra l'altro, diciamo così, che sta ancora, dorme per ora, vista la fase finale, sogni più tranquilli, perché è 2-0 su Recanati. Vediamo le classifiche di merito per quello che riguarda le squadre.
Ai punti vince Roseto 84,3, nelle percentuali da 2 con 55 vince Roseto, nelle percentuali da 3 con 38 vince Ravenna, ai tiri liberi con 77 vince Brescia, e poi naturalmente, visto che già è apparso più volte il nome di questa squadra in altri, per altri dati, la valutazione della Lega 90 è a favore di Roseto. In questa fase di campionato naturalmente conta quello che è già successo, ma conta moltissimo il cammino che si deve fare, in modo particolare gli ostacoli, le difficoltà di questo cammino. Ravenna, se vuole rientrare tra le prime otto, domenica deve farlo battendo Mantova, e naturalmente la capolista non è di questo avviso, anche perché, come abbiamo già ricordato, è la capolista di tutti e due i gironi. Verona, per consolidarsi tra le prime otto, deve andare a vincere ad Imola, e con il Verona che ha, come dire, certificato un rendimento incostante, ciò non sarà facile. A Treviglio suona la campanella del fine campionato, ma suona contro un avversario di assoluto prestigio, Treviso. Treviso vorrebbe ritornare al primo posto, Treviglio vorrebbe riagganciare all'ottavo, ma dicevamo prima che per Treviglio, salvo appunto il miracolo di battere Treviso e vincere a Legnano, è un'opportunità assai ardua. Brescia a Giocaiesi è una sorta di scontro tra i due raggruppamenti del girone. Ancora Recanati contro Roseto, praticamente non ha speranze di ottenere altri punti. Ma abbiamo visto che in questa fase del campionato succedono cose anche strane, e questo deve preoccupare tutti, perché se uno guarda il calendario e dice che Brescia vince Iesi, come dicevamo prima, certamente non è detto che ci abbia indovinato guardando i valori della classifica, come stando ad ovest tutti si spera che Tortona voglia mantenere il primo posto del girone, e vista anche la trasferta delicata di Roma a Scafati, ma diciamo che Tortona a Rieti e Scafati a Roma hanno lo stesso quoziente di difficoltà, non a caso le due squadre sono a quota 24, dove c'è anche la Viola, e dove c'è Casal Pusterlengo. Ricordiamoci che Casal Pusterlengo è sotto di 2-0 con la Viola. Quindi diciamo che forse in questo campionato, nonostante manchino ancora due sole giornate, forse molte cose dobbiamo ancora scriverle e leggerle.